Quelle che state vedendo sono le immagini di videosorveglianza del negozio di cinesi Jessidea di Fratta Maggiore. Dall'audio, piuttosto distorto, si riescono ad afferrare poche parole, tra cui le richieste reiterate ed esibire i documenti e le urla di un ragazzo. A essere trascinato nella volante della polizia e a pubblicare il video sui social, scatenando un moto di indignazione, lo stesso proprietario dell'attività, un ragazzo di 22 anni di origini cinesi ma nato e cresciuto in Italia. Chen, questo è il suo nome, avrebbe opposto resistenza durante le fasi dell'identificazione, spiega la questura di Napoli, rifiutandosi di mostrare i documenti d'identità. Completamente differente la versione del ragazzo, che pubblicando il video su Instagram denuncia invece di essere stato vittima di un vero e proprio episodio di discriminazione razziale e di essere stato anche insultato, oltre che trattato diversamente. I fatti risalgono allo scorso 4 agosto. I poliziotti sono intervenuti su richiesta di una donna che aveva avuto un battibecco col ragazzo dopo che il figlio di quest'ultima aveva rotto una bomboniera all'interno del negozio. Dopo aver preso solo il nome della signora, racconta Chen, gli agenti l'hanno rilasciata. A me, invece, hanno chiesto i documenti che non avevo con me. Avevo solo una foto, continua il giovane, ma non l'hanno voluta, dicendo che i documenti degli stranieri sul cellulare possono essere falsificati. A quel punto i poliziotti gli avrebbero detto che avrebbe dovuto seguirli in caserma, ma al suo rifiuto, come si vede dalle immagini, è stato bloccato con la forza, ammanettato e costretto ad entrare nell'automobile. In commissariato, racconta ancora Chen, il ragazzo sarebbe poi stato privato del suo cellulare per controllare se avesse registratore, dopodiché sarebbe stato pesantemente insultato per la sua razza. La questura di Napoli ha ricostruito l'episodio con un comunicato stampa, confermando l'intervento davanti al negozio cinese di Via Fiume, ma senza alcun riferimento a tutto il resto. Il giovane, si legge nel comunicato, si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.